dico, ma leggi, non hai, guarda che siamo molto contenti con me venire a te. Allora lui mi disse, chiamami domani alle 3. Lo chiamai domani alle 3, domani alle 3, la segretaria mi disse, dottor Gori aspetta 5:30, alle 6. A letto. Dico, che dice, non lo so. Arrivai a Piazza Napoleone, aprì la porta, eccomi qua Mario. Prese il copione e me lo lasciò addosso. Tutte le pagine che volarono per la stanza, erano 220 pagine, un'umiliazione, e di quel pomeriggio, e sono stato male per 3 giorni. Andai, uscito da il gettone, era 1988, il gettone, alla cabina telefonica, e dissi a benvenuti, non sei mattina del copione addosso? No, ma non si fa! Non si fa. Ma non lo fa, non lo fa, dice che lo fa fa, però prenderemo schiaffi da tutti, che il film non fa ridere, troppo verboso, troppi dialoghi, finisce triste, malinconico, la gente si gratta le palle, quelle cose scaramantiche dei produttori. Dico, ma ti pare che dobbiamo andare avanti così? Allora, alla fine io iniziai a girare questo film, il produttore veniva sul set e guardava schifato sempre tutti. 18 inutili attori, facciamo. No, ma forte, diceva davanti a tutti. Tutti, ma perché dice così, mi ha lasciato perdere il produttore? Poi quando riuscii finalmente a missarlo, e lo venne a vedere alla International Recording e dissi, Mario, il film è pronto, lui venne già scazzatissimo, prevedendo di vedere una cosa. Però vide il film, accesero le luci, e vedevo il fumo del sigaro che volava. Io i missatori dietro, lui si alza, se va, tu mi freghi sempre perché non dici meglio di come li scrivi, ma è porno e porno.